Intanto non è una messa in scena, ma è un concerto. È una messa in scena dal punto di vista visivo, nel senso che è fatto con cantare lontano, ovviamente acquista un valore e acustico e visivo diverso. Per esempio, pezzi con doppio coro, mette un coro in una cantoria e un coro in un'altra cantoria. Poi il coro da una parte, gli strumenti da un'altra. Oppure, che ne so, canto fermo, il canto firmus in una cantoria e tutto il resto in un'altra, magari lontani 20 metri. Questa è il cantare lontano, effettivamente, no? Questo è l'aspetto visivo, ma il Vesper della Traversa del 1610 è in realtà un concerto, quindi un concerto di musica sacra, e quindi non devi cercare qualche cosa a livello di rappresentazione per il pubblico, di rappresentazione fisica, di far vivere il testo per quello che è, no? Cercare di trovare il senso di quello che stai cantando. È tutto qua, e lo fai senza un intervento fisico per certi aspetti, no? Cioè non devi fare l'eroe, non sei un eroe, sei semplicemente quello lì, sei una voce, non hai altro, cioè il corpo è il tramite per certi aspetti della voce, no? Cioè tra lo spartito che c'è davanti e il pubblico che c'è di fronte a te, e tu sei una sorta di tramite, devi interpretare vocalmente quello che c'è scritto sullo spartito e donarlo al pubblico. È una cosa difficilissima, ovviamente. L'interpretazione di come tu riesci a donare è questo che fa la cosa unica. Luca Dordolo interpreta Nigra Sum in questa maniera, Giampaolo Fagotto nella sua maniera, e dopo questa è l'individualità, ciascuno legge in maniera diversa, ciascuno magari sottolinea una frase piuttosto che un'altra, con l'aiuto poi ovviamente anche di quella che è l'idea interpretativa globale, che è quella del direttore d'orchestra.